Questo cecchino di merda, mamma mia. Questo cecchino è merda. Cazzo, sto Discord di merda. O se no, ecco, una cosa che detto detestando è OBS e Discord. Che ogni volta che c'è un aggiornamento, qualcosa, devi sminchiare tutte le periferiche. Tutte. Davvero? Sì, ogni volta. A me non me le sminchia. Sì, ma tu quante periferiche audio hai attive sul computer? Due. Io Come no. se ne avessi due. A me è come se me ne avessi Oggi rilevati proteggerete un 10 pezzo d'ampio tra software driver e Nuremberg sotto, cose. che è cruciale Ma tu non hai la per le scheda operazioni audio? nell'area. Sì, Eh sì, io c'ho la ma non è tutto. Focusrite, Difenderete il c'ho il territorio con programmino l'appesto quello contro del giante nemico. microfono, poi Le truppe ho russe anche. avanzano. Difendete il posto e fate consumare loro le risorse prima che ci respingano. E Tu quello. mi ami? Contiamo su di voi. Cosa? Tu mi ami? Cosa? Ti vogliamo bene, dai. Ma Mara è un parolone. Come ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-rambo, come ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-rambo. Elicotterino, elicotterino. Adesso ti spaccano, ti strombazzano le orecchie. E vabbè, iniziamo già con l'elicottero rotto. Dai, però. Sponchillato allo start. Va bene, ci piace. Poi ovviamente ti rianimasse un cristiano, ti rianimasse. Siamo tutti belli freddi. In che senso sei freddo? Bisogna un po' di riscaldamento. Non so, Cristiano da rianimare. Riusciamo a rianimarlo? Poveretto. Riusciamo a rianimarti? Fatti una stecca nei denti. Ah, quindi tu sei live, hai detto, giusto? Sì, con calma. Chi è morto Ok. qua? Cristiano qua sotto? No. Esplosioni. Teniamo duro. Cioè, vuoi arrestare? L'elicottero, l'elicottero. La gente che già usa sti elicotteri. La quad feed si è fatto, va, la quad. Ho La quad d'ansia. capito che qua bisogna essere drastici. Andiamo allo spawn. Oh, sono tutti morti. Vabbè, prima. No, che culo. Di merda. Sì, vabbè, 6 giorni per pingarlo. Qualcosa per te! Perché io l'elicottero? Mannaggia il Carmine. L'elicottero. Gli elicotteri sono troppo rotti sto gioco. Pareva, 6 giorni. E per Sapphire può essere, Tony, che lo trovo sul link Mega? Tony, sta crashando ancora. Attività, ecco che ha lanciato le bombe a grappolo.
Alfa 2. No. Oh, ricarica. Vabbè, ovviamente. Stanno pagando un caro prezzo in truppe. Continuiamo così. Vale, via, via sti due. Due bestie di Satana che fanno le brutte cose qua a fondo mappa. Prendo anche le munizioni. Poi mi senti? Super Tony. No, c'è il microfono mutato. Il dottor Tony. Lani. Dottor Tony. Pisellone. Antonio. Facciamo il flinchino da dietro, vediamo quanti stupidi di becco. Guardalo, una qua. Allora, questo era one shot, povero. Qua c'è un cazzo di cane. Un cane rotto. Ah, sai una cosa che mi dà fastidio? Che mi sta succedendo che col nuovo mouse è talmente delicato. È il sensore talmente sensibile. Che basta poco che mi sminchia quando gioco col pad. Top. Minchia. Questa più mira di me. Minchia, 46. Rosic, 46. Qui. Oi. Eccolo. È finita a fare la partita. Io? Ma te sei pazzo, no? Oggi non ce la faccio, Tony, te lo giuro. Oh, è troppo svogliato in questo momento. È proprio un periodo. Ha bisogno proprio una cica che gli fa una certa cica in mezzo alle gambe. Gli faccio un bocchino! Un bocchino, mamma! Un bel boccaciccio. Un boccaciccio? Ci vorrebbe. Guardali, guardali! Oh, come i ratti! I ratti! Nei cespugli! Tu in amore sei fortunato, Tony? Amore in che senso? Amore. Questo coso. Amore, amore, no. Ragazze, un altro coso. Ragazze, te ne vai a palate tu, eh. A palate, manciuga. Al massimo tu a palate. A pallettoni, Tony. Magari, oh. Tu te ne fai a palate, mica io. Sì, cosa adesso faccio? Dice, io non vedo un pelo da tipo il Modembol. Io non vedo un pelo dall'82. No, dai, Cri. Dai. Dai, queste cose non me le devi dire, però. Che non vedi un pelo dal 42 con l'aspetto che hai. Ma che aspetto di che, oh? Non vedi che faccio da coglione? Aspetta un po', va. Eccolo. Deve fare la camminattina da bodybuilder. Adesso si sta recludendo in casa con la tendina senza farsi vedere. Si sta trasformando in otaku. È il tema del bodybuilder. Il nuovo bodybuilder otaku. È lui. Quest'anno il bodybuilding è andato. Dove deve andare? Sto ragazzi, quest'anno non è andato. L'anno prossimo sarò enorme. L'anno prossimo sarò gigante. L'anno prossimo è veramente enorme! Ah! Vabbè, perché tu hai l'obiettivo di diventare grosso? Sì. Quanto grosso, da 1 a 10?
perlomeno come ero prima. Come ero prima che arrivasse la pandemia. Vabbè, ah, dai. Quindi. Obiettivo perso. Tipo Daniela Zarin. 7-8 kg. Minchia, ci vuole una vita per diventare Daniela Zarin, però, eh. Ci vogliono anche gli steroidi. Cosa che non consigliamo assolutamente di usare a nessuno, mi raccomando, non fatene uso. Giusto che tu sei live, no? Me lo ricordo, mi devi ricordare questa sì, cosa. Sì, no, tranqui. Tu quello che vuoi dire di... Vabbè, no, beh. Quasi tutti li usano in quel settore, la maggior parte, chi più, chi meno. Ah no, per forza, se vuoi sfondare la barriera del... Mia che liscio mi ha fatto questo. Dell'amatoriale diventare professionista ti devi doping. Purtroppo è un mondo così, cioè. A me piacciono altre cose amatoriali comunque. Anche a me, uè Tony! Uè Tony! Cosa ti piace di amatoriale, Tony? L'amateur. O vuoi un po' di fighter, Tony? Ma che stronzo che sono! O vuoi, so Tony? Che sei lì. No, no, non ci tengo proprio. Un po' che fai, Zertoni. Buono. Ma l'hai visto? Sì, sto vedendo adesso, infatti. Hai visto che l'ha già scritto sopra? Tu calcola che l'ho ricevuto così. Ah, mi hanno dato un po' di Pfizer. Ah, quant'è? Quant'è? 15. Niente. Andava, vai, Ado. Offerta natalizia 100. Ti farà un po'. Alfa 1 è sotto attacco. Sai che? 100€ 15. C'è un nemico. Sì. Oh, sì, sto parlando di pennarelli, eh. No, certo, pennarelli, però vero poi. È della Joe, sì, della Joe, zio. Pennarelli della Joe. Ma ci fanno un. Aspetta, ma ci fanno un attimo una gunda. Taggiavano Gund 5 pennarelli Giotto gratuiti praticamente su 15. Capisci? Attimo che faccio il mio punto del prezzo attuale nella mia rete. E Kundadiel Strunz. Asimus. Ah, sì, Christine. Saresti da portare in live, Simo, qualche volta. Ma guarda, t'ho detto, tornerò magari tranquillamente a giocare con te nel momento in cui esce il nuovo COD. No, tu non hai capito, appena esce MV2 io faccio le top 5, evento in diretta. Una sera vieni a commentarne una con me, saranno 15 minuti di... commentiamo una top 5 insieme. Ti ci vedo 15 minuti di pennarelli. Però devi venire bello grippato. Cioè devi venire bello grippato, ti voglio tutto bello col giubbotto. Beh, treccine, robe. Tu chiedi, ti sarà dato. Bravo. Sì, sì, siamo comunque ti serve 5 pennarelli in più. Ho 5 pennarelli in più. È un'offerta natalizia. È un'offerta natalizia. Punto, pensavo Danilo vendessero più boss, invece sono giusto. Hai pennarelli Giotto quello, cioè non costa. Sì, è prezzo di mercato. Fisso. Monopolio dei pennarelli Giotto. Monopolio e mercato! Monopolio! Qua non si molla! Ma perché vi voglio dire solo cose bannabili quando non sono nelle mie live? Sei un po' con fame. Ma perché tu hai già gente? Sono un po' con uno struzzo. Sei uno struzzo infame. Cos'è che ho io? Tu hai più spettatori di me. Sì, ma cioè non... le robe bannabili, sia che hanno spettatori sia che nei mille, se è bannabile è bannabile. Sì, vabbè, ma ne ho uno. Che cazzo... mi deve cagare a me, dai. Oh. Siamo sinceri, se non mi metto a far la ola con l'uccello... è la realtà dei fatti, eh. Hai detto, l'ha detto davvero? Eh sì. Ma dirle si possono dire, eh. Che poi aspetta, possiamo anche dire uccello, potrebbe essere anche un volatile che fa la ola. A quel punto. A quel punto, eh.
Mica, gli devo mandare le foto a Simo da ritagliare, sono imbarazzatissimo, te lo giuro. È veramente una Vabbè, cosa comunque brutta, continuano a Tony. Fare respingere le foto in camera da gli solo e mandarle all'editor che deve tagliarle e vede tutto il contesto che c'è dietro da ritagliare. Ma scusa, ritagliale, offuscagliele tu un po' e poi gliele. E lui le ritaglia. Esatto. No, beh. È un ragazzo che seguo tanto, cioè mi segue da tanto, quindi vabbè, sti cazzi. Ah, si scandalizza un po'. Abbiamo perso questo settore. Via, raggruppatevi nel prossimo. Eh? Mm? Non ho capito, Tony? No, no, niente, perché. Capito. Cosa? Senti, farti le foto, ho detto, potresti comunque tranquillamente scurare, cioè fagli tu il bucacche, come il bouquet, come caso si chiama, un bucacche. Fagli il bucchino. Ma come un bucchino? Fagli il bucchino dietro, così almeno non vede che cazzo c'hai, tanto alla fine si capisce. Poi dipende, cos'è che c'hai di sconvolgente in cameretta? C'hai 10 dildi colore unicorno, non lo so. No, no, è imbarazzante la mia faccia, che magari sai, fai la faccia che ridi, la faccia che ti incazzi, la faccia... Però senza alcuna emozione provata davvero, cioè erano delle foto che tu dovevi fare per le copertine future. Quindi c'è la foto incazzata, quella che ride, quella che fa con la mano il Ma numero sì, 5 per dai. dirti, per le top 5, cioè sono un sacco di foto senza Vabbè, dai. emozioni. Quando fai set fotografici non sempre vengono... Ma il problema è che questo non era manco un set fotografico, c'era in camera mia, ho preso la videocamera, l'ho messa in centro della stanza, 8000 luci. Sì, però sono foto col capello, dai. Sono foto imbarazzanti, dai, Tony. Quello più stupido, che imbarazzante. Vanno fatte le foto da mettere per forza. Beh, se vuoi fare le cose serie, sì. Sto preparando un file di Photoshop con tutte le mie foto già in PNG, così poi per fare le copertine saranno yoghi. Uno schiocco di dita le fai subito. Brava! Ma lo so, lo so. Ma infatti uno dovrebbe avere già delle cose già pronte. E le copertine è la cosa che ti ruba più tempo in assoluto, secondo me. Ma vuoi fare neanche più bene, di tanto, una dipende, volta che le hai le cose già pronte, no, secondo me è più facile. Poi ieri ho scoperto che c'è un sito, Tony, l'ho scoperto ieri, che si chiama Call of Duty Maps e ha già tutti gli sfondi perfetti divisi in categoria, che ne so, Rebirth, Verdance, Fortune Skip, bellissimo, fatto bene davvero. Mi sa che le implementiamo tutte in Da Project. Le nostre truppe hanno bello, un obiettivo. Bello, ti piace? Ci sta, preda. Eh sì. Abbiamo perdite! Comunque questo qua è il più cazzo, il primo gioco che per switchare il mirino devi premere cerchio. Mamma mia, quanto è scomodo. E riponi coi piedi, azzarderei io. Quell'aereo lo devono nerfare istantaneamente. C'è bisogno di noi laggiù! Quella è la direzione sbagliata! Torna indietro! Vabbè, oh, lui è imprendibile però! Cioè, ha beccato l'unico livello 10 che sa sparare, oh! Non ci resta Mamma più. Mia! Proteggete il vostro vettore, o la battaglia è persa! Mi ha scopato! Vorrei vedere! Come Rambo in una Royal Rumble! Vabbè dai, allora facciamo... Aspetta che cambio operatore un attimo. No, la classe va bene, ma devo prendere l'operatore. Dronino. Tony, tu che fai stasera, Tony? Boh, penso che... Va a chiavare, va a chiavare, non ho ancora capito, va a chiavare. Ah, no, ma magari vuole stare con me, vuole stare a casa con me. Perché chiavare il sabato sera? Non penso proprio. Perché se stavo... con gli amici penso che non chiavo proprio il cazzo di nessuno. No, se esci con gli amici che no. Ma fidati. Ma no, stavo per dire, non è che... Beh, ma mai dire mai, eh? Questo è vero.
Ricordati, mai dire mai. Simo, ma qual è il tuo personal brand, Simo? Che senso è mai personal brand? Tu streami, ma poi la tua attività qual è? Diamo un'occhiata di attività. Sì. Ma io lo faccio così per passione, lo faccio. Io sto trovando un personal brand, non so cosa fare. Non so in cosa potrei essere offrire dei servizi. Ti rendi conto? È follia questa. Ma che servizi? Dare il pisello? Guarda, se mi fa guadagnare lo faccio. Io devo dare dei servizi. Devo fare qualcosa. OnlyFans. OnlyFans, però devo già mettermi a nudo così subito senza neanche provare un qualcosa. Sì, ma la gente paga. E il dropshipping? Quello è un bel dropshipping. Te lo droppo tutto. Guarda che con quello fai un botto di skei, eh. Davvero? Dici? Minchia. C'era una ragazza che ho visto a caso su TikTok che non gli avrei dato un cazzo. Guadagna 11.000 euro al mese. Ma chi è Baby Bunny? No, una ragazza che non gli daresti una lira. Abbiamo perso il controllo di un obiettivo. Capito? Ma perché? Io un po' pensivo. Infatti, perché addirittura sto chiedendo, perché? No, è perché mette sia foto di piedi che del suo culo. A nudo. Ma figa, le foto dei piedi? Io non so, la gente è pazza. Tu devi pensare che a questo mondo ci sono delle fetish, delle situazioni che... Ma nel mio gruppo Telegram ci sono solo foto dei piedi gratuite. L'hai visto? Che schifo. Vabbè, che schifo. Oh, a me i piedi non piacciono, a me piacciono i culi. E tu non leccheresti un cazzo di piede? No. Io no. Pensa che c'è gente che si eccita, che siano anche pure sporchi e li deve anche leccare, capito? mentre si rolla la sizza. Che discorso. La sausizza. Questa è una sausizza. Ma quella è solo tabacco o c'è la zia dentro? C'è mia zia, tutta nuda. Ho lanciato dentro mia zia nuda. Ma no, gli incesti in famiglia non li vogliamo però, eh. Ma va che dà soddisfazione, eh. Bestia. È legale l'incesto? Diciamo di sì. Non c'è cosa più divina che scoparsi la cucina? Lo so, però... Qua stiamo entrando nel trash, nel contenuto trash, eh. Ok, non facciamolo più. Se vuoi ti do un contenuto serio. Tra quanto fallisce Twitch? Tra quando fallisce Twitch? Manca molto poco. No, perché c'è troppa zizza. C'è troppa latteria. Non c'è niente. Arrivo, un secondo. Che latte c'è, oh? Ma questo è tutto pazzo. Ma Tony, ma cosa stai facendo? Tony, ma cosa fa Tony? Rambo. Le ragazze tia. Minchia, Tony poverino, gli si è ancora surriscaldato il telefono. Qua. No, ti ho detto, se vuoi veramente farti soldi proprio nel prossimo futuro e anche in tempi brevi, dovresti fare quello. Cosa? Se poi c'hai anche un target femminile interessato che ogni tanto vengono, perché alla fine le ragazze che vengono sul tuo canale vengono per... Stiamo per lanciare una stampa, sia per la tua bellezza che per la tua stupidera, e non vengono per la tua skill, ecco. Dove voglia, sono skill io su COD. Tu hai la skill per il COD originale, non per Warzone. Esatto. Ma anche quello, io non voglio più, cioè a me, io COD...
Non me lo voglio portare dietro per sempre, capisci? Cioè, vorrei magari uscire Ma dall'ambito il gaming problema è a una che se certa. non provi, se non provi, dici Ma non so cosa provare, non so che cosa posso dare io alla gente. tu poi ormai diciamo che ormai la tua fanbase ce l'hai. Potresti comunque portare Apex, No, Fortnite. no, no, ma io dico servizi al di fuori del gioco, cioè hai la fanbase e tutto, finisci la stream, si chiude il sipario, se ne apre un altro, lavoro tuo, business tuo. Cosa fai? È Cosa quello il fai? È punto. semplice, apri una catena di brand, di magliette, vestiti, merchandising, inizi a contattare, in quel caso quando inizi a essere proprio importante, inizi a fare delle collaborazioni, codici sconto magari con Level Up. Ma non me lo danno, non me Aspetta, lo tu danno. quanti iscritti hai su Instagram? Pochi. 1.400, Pochi quanti? boh. Ecco, se avevi 15.000 iscritti, cioè 15.000 follower, Level Up ti dava il codice sconto personalizzato. Sì, ma 15.000 follower cioè su Instagram, li faccio in 2 secondi, metti bot. Lo Ma non so. è, cioè non è un business quello, non è un No, no, vabbè, business. però dici avere la possibilità di avere comunque un tuo brand, magari farti Cioè tipo tu vedi i il tuo Bob? gusto preferito di energy drink, che lo spammi alla gente. Ma tu vedi i Bob cosa fanno? I Bob fa le sue streaming, poi ha tutto un business suo dietro inerente al mondo delle live, Sì, ma come tu farle. però tu devi pensare che però iBob, lui al di fuori Stiamo conquistando Alfa 2. delle live just chatting, lui dà già di base, dà già un servizio importante, capito? Lui dà assistenza e consulenza e che ti segue nel lungo periodo anche durante una. Esatto, io vorrei dare una specie di. Vorrei dare anch'io il mio servizio, ma non so cosa. Devi cambiare completamente utenza. Ma no, ma quello. Cioè io continuerei a farlo per passione, code o comunque farmi vedere in live, però magari cambiare le live in qualche modo. Tanto la mia utenza rimane lo stesso, sia se porto code, cioè posso anche scaccolarmi in live o comunque la gente che mi guarda, sì, perché io li ho fidelizzati, diciamo, no? È gente che mi segue da anni, quindi veramente sia che parlo di cripto, parlo di schede video, parlo di code, parlo di fitness, la gente mi segue. Lo so, però tu Però. devi stare a pensare che Qual è il core business? Qual è? tu non so se ogni tanto segui anche gente più Siamo famosa, in possesso di Alfa cioè 2. non so, Dottor Respect o Zedra, i FaZe Clan, tutti questi grossi gruppi. Cioè, Swag, gente famosa, non la segui un po'? Ecco, tu devi pensare che se vuoi fare business, intanto devi conoscere, cioè avere un po' di fama, ok? Che questo manca perché non, effettivamente è un po' infattibile in questo momento da pensare come progetto. Una volta che Certo. comunque hai già la tua bella fanbase, questo e quell'altro, tu comunque puoi già pensare di buttare a decido di fare chiedere un brand a un altro, avere un tipo di sponsor. È difficile, capito? Io però parlo di offrire un servizio, No, senza sponsor, i senza brand. servizi, l'unica cosa che puoi dare è che se si sabbano, se ti seguono, fanno ste cose, tu puoi dici una giornata a settimana, puoi venire a fare una cena col tuo stream preferito. Ok, però in quel caso deve avere il VIP, No, no, ma capito? non hai capito. No, io intendo proprio un servizio tipo, cioè una roba da che io apro partita IVA e offro un servizio. E ho dei clienti No, su qualcosa. Esatto, qua allora devi aprire un'attività ma non saprei inerente a cosa. quello che ti può piacere. Se sei un appassionato di palestra, hai delle conoscenze abbastanza importanti,
cosa sì, fai? Dai consulenza, fitness. Ecco, potresti puntare, magari iniziando a fare un po' di studi, consulenza, fitness in ambito e-sports. Cioè? Capito? Che per fare lo streamer hai bisogno di fare certa attività fisica reale, capito? Sì. Per fare l'attività fisica devi comunque conoscerti, vuol dire, a un coach, a un medico che ti dà un'alimentazione, ti dice che tipo di esercizi fare. Tipo, comunque un giocatore professionista di esports fa attività fisica, non è che non la fa, capito? Certo. Tu devi magari puntare in questo contesto a fare questo tipo di contenuti. Magari, però è già un qualcosa di difficilotto, Io sto pensando, perché ci sono un sacco di business, devi trovare sicuramente la formula più adatta al quello che saresti tu in grado di fare. Io per il momento mi sono messo a dire alle persone ambito streaming, ambito gaming, come settare le cose, come settare un po' quello che fa i Bob, però c'è già lui, ce l'ha già inventato lui, tocca fare altro. Sì. Vabbè, allora potresti spingere e dovresti fare un po' di coaching. Di che? Quello che già fa anche i Bob, però a pagamento. Ok, ma coaching perché uno dovrebbe venire da me? Perché magari sei carismatico, sai come si intrattiene un pubblico. Capito? Devi formulartela tu, capito? Io non ho la sfera della saggezza. Esatto. No, ma è quello il mio problema, che sto cercando di capire, cioè, dove devo andare a parare, che servizio posso permettermi di dare. Ma sono cose, a volte questi servizi sono servizi più grossi di quello che tu immagini, capito? E per quello che dico io, non è che so fare qualcosa, cioè so fare tante cose. Per fare tante cose vuol dire che ti devi accerchiare di gente che sa fare mansioni che tu non sei capace, le stai ricercando dentro il tuo team, che quando qualcuno ti chiede consulenza, magari grazie a una sub, grazie a un Patreon che tu hai creato, fa interpellare la persona del tuo team a parlare di quell'argomento con quella persona che ha bisogno di quell'aiuto. Cioè, so che funziona in questa maniera, capito? Anche. Capito, però dovresti poi a sua volta creare, come dire, come ho visto, sai, tipo Dottor Respect ha un'azienda chiamata Mighty Knight. La Mighty Knight fa tutto, capito? È la sua azienda personale che fa consulenza, non consulenza, vende prodotti, merchandising, cibo, alimentazione, sport. Tipo c'è Kyborg che adesso fa i coaching, viene pagato, ha dei clienti su COD e lui li segue e gli insegna a giocare. Perfetto, lui può farlo, è molto bravo a giocare. Io questa cosa non la posso fare. Però anche lì per farlo devi, come si dice, ti devi mettere lì e imparare a fare cose. Diamo un'occhiata. Sì. Per fare cose, hai capito? C'è sempre il discorso. Devi imparare tu o fare tu dei corsi per conto tuo e poi lanciarti. Possessatevi del settore. Anch'io, per esempio, recentemente volevo fare un corso di server. Ok. Perché volevo magari puntare a qualche lavoro più sull'IT. Però i corsi costano un centello, capito? Certo. Però una volta fatti ti possono fruttare e farti trovare la possibilità di qualche lavoro un po' più serio, capito? Certo. Tutto gira attorno a quello. Adesso la gente vuole le competenze, capito? Vuole un foglio di carta che dice: guarda, sei capace a fare quella cosa. Non vogliono più
la persona che non è capace a fare niente, capito? Cioè, a me piacerebbe fare. A me piacerebbe dimostrare di avere dei numeri, no? Sì. Quindi riuscire a fare delle cose o anche dei format di competenza professionale, anche con pochi numeri. Arrivare a un obiettivo, divulgarle, eccetera, farmi conoscere e poi magari fare un corso su come ottenere qualche numero sul web in qualche modo. Però anche lì c'è gente che lo fa gratuitamente, perché dovrebbe. Eh no, qua è il punto di forza. Che tu sì, lo dai gratuitamente, ma non lo dai gratuitamente al 100%. Come fanno tutti? Hai visto che ho aperto OnlyFans? Cosa? Ho aperto OnlyFans, ma per una questione di. Ma cioè, l'hai fatto molto veramente? Sì, ma non è solo per cazzate nudo, capito? Cioè, è proprio. È anche un modo, secondo me, per fare azienda lì dentro. Vabbè, scusa, un po' il allora, invece di aprirti l'OnlyFans, ti apri il Patreon. Che ha un po' più senso. Patreon è, però è passato, boh. Vabbè, però su Patreon puoi impostare tu comunque il costo. Anche OnlyFans, eh. Vabbè, però. Boh, cioè, capito? Devi vedere te. Sono molto confuso perché la voglia non è di fare soldi. Vabbè, quella c'è sempre. Vabbè, dai, quella c'è sempre, però, dai, ce l'ho pure sempre, io. Però non è il bisogno. No, il bisogno primario è trovare la mia competenza. È quello il bisogno primario. Vabbè, ma tu adesso mettiamola così. Qual è la cosa che sai fare meglio in questo le momento? Streaming. Le streaming. Ecco. Vorresti puntare. Io a ottobre porterò, sotto alcuni aspetti voglio portare dei programmi, ovviamente autoprodotti, farò tutto io eccetera, e sono sempre programmi da cameretta, non sono programmi da televisione con no, 8.000 inquadrature. Ma neanche Dottor Respect, cioè io prendo lui, non è che anche lui fa programmi televisivi, cioè. Porta, no, però dico, giusto mettere due grafichette, dare un flow al video, dare dei tempi radiofonici, quello voglio fare. Come dire, devi crearti la tua scaletta con tutte le cosine fatte bene, capito? Sì, 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 ce l'ho. Ah, è vero, gli alert mi servono, cazzo, gli alert nuovi sono fondamentali. Che alert hai in live? Io non sono l'unica persona che non riesce a far funzionare gli alert. Oppa. E tu sai fare le cose più assurde del mondo. Ma non ho approfondito, cioè, so far tante cose, ma, come dire, io sono il tutto e il niente. Sei tutto. Beccato il cecchino, quello com'è che gioca come me. Vabbè, ma sei stronzo. M'avrà detto. Muoviamoci, molto lontano. Sì, ma lei è un attentato? Niente, non so dove prendere gli alert, incredibile. Fateli. Cioè, Fateli gli alert, scusa. Ma li voglio in 3D, zio, li vorrei in 3D, robe che magari partono con uno zoom out, no? Cazzo, riesci e a farti in... delle cose della madonna? Quando sai il coso lì degli NFT, ti rifatto. Ma cazzo, non riesci a farti due alert di mezzo? No, zio, lo giuro, non riesco. Cioè, dovrei fottere il sistema, tipo, dovrei scaricare delle grafiche 3D da implementare in altri progetti, cioè un casino. È veramente assurdo come concetto, perché le grafiche 3D è una cosa, gli alert in movimento da mettere su Stream Elements è una, cioè è completamente un altro mondo.
Ma tanto li potevi far da quel, fare da quel ragazzo che abbiamo, con, che abbiamo parlato quelle sere là, che era bravissimo. Chi è? Coso, come cazzo si chiama? Quello che facevi i cosi 3D. Non mi ricordo. Non mi ricordo, Danny. Non so, non mi ricordo. Cioè, ti dico, cioè, se devi veramente farti fare, fatele fare tanto. Se devi pagare, io dico, paga lui, ti metti d'accordo, pari a metà prezzo, una parte te la pago in denaro, l'altra ti pago una pizza, capito? Ma questo c'ha i contatti, più che altro. E ti fai fare i tuoi personalizzati da mal di testa. Paghi quei 50-80 euro, ce li hai lì fissi. Sì, quello sì, potrei farlo. Però in 3D come li voglio io, alla Moonride. Costano molto di più. Cioè, Moonride ha pagato dai 12 ai 14 mila euro, penso. Ultimo settore sicurezza. Controlliamo completamente. Vabbè, però. Missione compiuta. Li saranno anche già rientrati tutti quei soldi. A lui sì, a me tra sponsor e tutto sarà una cazzata. No, 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 a lui sicuramente sì, ma non è il mio caso. Ora recentemente, però non l'ho visto, ho visto solo il TikTok. Hai visto la casa che si è comprato Power? No. Che è enorme. Davvero? È enorme. Non dico che è grosso, forse è un pelo più grosso di casa mia, Lui c'ha proprio, tipo ad esempio Power ha tutto un terrazzone che io non ho. Ma quando è che ha messo il video? L'ha postato un tizio, che è un videomaker italiano. Ah. Però scrive tipo... Ma è recente? Eh? Ah no, aspetta, la casa milionaria dici? Sì, sì. No, non è casa sua, zio, eh? Eh sì. No, quella l'aveva affittata per 4 giorni per la World Cup di Fortnite. No, io sto parlando. No, quella casa mia non l'ha affittata. L'unica che ha affittato era il superattico, quella che aveva fatto la LAN party nell'ultimo piano di un'altra casa. Hai visto il video di hai visto il video di Cane Secco? Chi hai visto? Perché Simo so. Simo so. Power l'aveva affittata quella. Cioè, occhio, eh. Ah, boh, allora non lo so. Mi sa che l'aveva affittata, zio. Ah, probabile, forse ho capito male io, eh. Vabbè, ma affittare cosa... Pensavo che se l'era comprata. Allora no. Nope, nope, nope. No, magari. Sono tanti soldi quelli, bavò. Vabbè, dai, uno come lui, con le entrate che c'ha lui, farsi un mutuo da 1000 euro al mese per i prossimi 20 anni, che cazzo sono? Non lo so, però... Come si chiama? Sai quello lì, faccio il viaggio a New York? Sei tipo stile Marco Togni che fa tutte le cose a New York? Lui attualmente è in affitto da tipo più di un anno in un appartamento a New York che gli costa 5.000 euro al mese. Però io dico, Cristo, ma 5.000 euro al mese io me li userei per finanziarmi e farmi la cazzo di mega villa che voglio io. Certo. No, io ragionerei così. Scusa, 5.000 euro sono un botto di soldi. Tanto per avere un appartamentino del cazzo, ok, che magari può far figo a livello... Guarda, io prenderei una casa umilissima. Ah, magari al 128esimo piano a New York. Ma io preferirei avere la mia villa personale magari fuori Milano, col super piscinone, il box che ci possono stare 6-7 macchine dentro. Sì, 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 ha voglia. Piuttosto... 5.000 euro al mese, aspetta un attimo. Scusa Simo, ma no, tranqui. Fidati, ti fai uno di quei cazzo di finanziamenti da 1-2 milioni di euro e ti togli il dente del giudizio, cazzo. Perdonami. No, cioè io la penso così, eh. Ma no, non l'ho visto questo.
Avevo il cetriolo sugli occhi, scusa, Cri. Niente. Il cetriolo. Ci può stare. Cioè, io ragiono così, cioè, io dico, se ho la possibilità di avere un sacco di soldi, minchia, sono il primo che mi compra le cose che voglio, invece di affittare o cose così. Poi magari dici, vuoi stare in un contesto figo, non vuoi pagarti niente. Obiettivo sotto controllo. Vuoi stare in affitto, magari sei a Dubai, alla super piscina, al super palazzone. Ti direi, guarda, prenditi il. Vai in affitto a Dubai, te ne sbatti i coglioni, hai tutte le comodità. Hai pure il, come dire, il tizio che ti apre la porta quando arrivi a casa. Un'altra vita, eh? Ti dico. Tanto dici, devo avere gli sbatti, non li hai perché tanto è tutto compreso nel prezzo. L'obiettivo è Alfa 2, Però sai circa com'è, Alfa però 2. quando vivi in un condominio, poi dopo non puoi far casino, non puoi fare le tue cose personali. No, io Meglio sono più la villa da del solo. tipo voglio le mie cose personali, cioè Meglio voglio la i villa miei da solo. spazi. No, non so se te anche tu la pensi così. Cosa? Tu, se dovessi avere casa tua, non vorresti avere i tuoi spazi personali o tutte queste cose? Ha voglia. Ma Alfa 1 è sotto sicuramente attacco. vorrei il mio ufficio, separato dalla mia stanza. Vabbè, ma quello ci può anche stare, capito? Tipo, qua in casa mia ci sarà un progetto, appena sarà possibile. Che cameretta mia diventerà lo studio, proprio uno studio. Sai come se la Rovazzi? Ecco, Abbiamo perso il controllo di Alfa 1. una cosa fatta bella così, con tutto l'ampliamento della casa, come dire, la sala figa. Ecco, La però sala figa. devo. Il fatto che dobbiamo ancora aspettare 4 annetti Dobbiamo pieni, trovare 4 annetti. Poi si spera che a me mi l'elenco dei assumano lavoratori coinvolti. definitivamente. Così Tanta roba. posso cercare di magari chiedere io un, come si chiama, un finanziamento alla banca. Magari ci vuoi finanziare quei 10, 15.000, 20.000, 30.000 euro, puoi farlo. E già il progetto della camera partiranno 15.000 euro. Sì, sono soldi. Capito? Sveglia, su, alzati! Caro armato. Non so come non sono morto. A caso. No! Uno dei nostri obiettivi è sotto Che sito di attacco. merda. Ah! Aiuta! Ma sì, Cree, devi dare il come dire, il tempo al tempo. Vedrai che anche tu riuscirai a Devo farti trovare le la tue quadra. cosine. Ciao, Bomber. I futuri Vai. dello scam. No, mi ha scritto ragazzo. Aha. I Uno futuri dei nostri scam obiettivi è delle sotto attacco. season BF. Ma che si è chiamato così? Madonna, che fantasia. Oh! Ma chi è che a me spara? Oh, schifoso! Era camperato! Era camberuto. Gli alert è una cosa assurda. Cioè, sto cercando dei progetti, visto che non so farli da zero, che sono molto difficili. Sto cercando dei Nemico è a progetti terra! che posso Sono sotto attacco!
tipo dei template che posso modificare poi su After Effects io. Però già la base ci deve essere, lo scheletro del progetto. Certo. Quindi, dove posso trovarli? Sono anche su siti professionali, ma se scrivo alert, mi esce tipo i pulsanti di allarme o tutte intro inerenti agli allarmi, cose di allerta. No, ma se le vuoi gratuite non le farei una fatica immonda a trovarle. No, ma anche a pagamento, anche a pagamento. Io sono, ci pago il progetto. Devi andare su, come si chiama? Io sono su Oned. Ok, Oned però. Bella medico. Lì compro dei pack. Sì, lì dico di comprarti il pack e poi dal pack comunque devi modificarteli se richiedi. Esatto, ma sono tutti in 3D statici. Non c'è nessuno. E poi c'è gente che li avrebbe. Li ho trovati io quelli animati. No, sono animati, però io in 3D dico. Non so se ne hai visto gli alert di Moonride. Sì, no, li ho visti, sono fighi quelli di Moonride. Secondo me sono i più fighi che ci sono. Come si chiama quel motion tracking lì? Motion tracking. In che senso motion tracking? Quell'effetto lì di After Effects, proprio quella tipologia di alert, di intro, di progetto. No. È un casino. Ma quella c'ha tutta l'animazione però. Esatto, ma è proprio quello che cerco. Cioè, come si chiamano? Quelle non sono più intro. Intro PNG, no? Cosa posso... Vabbè, comunque sono delle animazioni. Quindi 3D animation PNG. Sì, perché devo cercarle perché in PNG? Comunque lì è un oggetto animato con un riquadro fatto in modo... Abbiamo allontanato il nemico da tutti gli obiettivi. Come si dice, con una grafica, capito? Fatta con uno scudetto e coso, capito? Certo. Ci vedono tutta gente. Partita sbilanciatissima. Gli attaccanti non... Oppa. Gli americani si sono riorganizzati. Conquistate i nuovi obiettivi. È tutto, come dire, comunque se è un modello 3D è un modello 3D, capito? Abbiamo perso un alleato. Perché magari viene fatto magari con cinema 4D e poi l'animazione è fatta in modo che il progetto venga trasferito con il green screen, sai, l'effetto del green screen, perché devi avere lo sfondo verde che poi viene tolto con l'animazione, capito? Quando fai usi green screen su con la cam, più o meno devi farlo così. Per te. Cioè, una roba del genere. Eh sì, funzionano così tutte quelle animette lì. Merda. Ma tu che qua cerchi le munizioni. Ma c'è il cane però. Vabbè, che è andato. No, questo è il nostro, mi sa. Ah, eccolo. Non ti vedo, dove sei, schifoso? Vedevo un colpo arrivare dalla parte opposta. Bastardo. Segnalo un pericolo. Ho detto, penso che il tuo pensiero di quello che vuoi realizzare è tanta roba. E il fatto che... Non c'è ancora un pensiero in realtà, perché no, il pensiero c'è perché tu vuoi creare, come dire, una signora attività.
come si vuol dire, la, diciamo, la Cree Company, la Christian Company. Che dà tanti servizi e che viene comunque supportata da, dal tuo lavoro dello streaming, capito? Sarebbe una cosa figa. Il problema è che devo diventare io in primis una, un cartellone pubblicitario, allora, cosa che non sono. Capito? Però anche iBob, prima di diventare quello che è diventato, è di, cioè, ha dato via il culo. Però no, devi dare un sacco di content gratuito, cioè. Sì, però aspetta. Io ho provato a chiedere sia lui che ad altra gente, fidati che comunque ti chiedono i soldi quando vuoi le cose un po' più importanti. Beh, certo. E sono molto cari, non so come facciano stare in piedi, non so quante, quali persone gli dia quei soldi, è quello il problema. È quello che mi spiazza a me, capito? Perché un ragazzino che magari ha 17-16 anni, che ha bisogno con qualcuno che lo segua, ma quale, chi gli dà 80 euro a botta all'ora per farsi seguire? Fidati tantissimi, soprattutto sì, ma sai chi. Ma non è un lavoro, cioè il bambino che ti va dalla mamma, dimmi, guarda, mamma, mi dai 80 euro perché mi devo fare aiutare per il canale? Ma quale genitore in questo momento dà 80 euro a figlio? Ma zio, ma il suo pubblico non è per bambini. I bambini sul suo canale trovano materiale gratuito e fanno da autodidatta. Il suo pubblico è rivolto alle aziende e ha tante aziende che lo contattano. Sì, no, però io dico, cioè, io che comunque ho un lavoro, però che non ho entrate dal mondo di Twitch, come posso darti fiducia e darti 80 euro così regalati? Non te li darò mai. Zio. No, beh, ma minchia, ce l'ha la fiducia ai Bob. No, però io dico, io come persona non glieli do. Ok. Perché io in quel contesto non glieli do. Sì, dico, guarda, ma... se vuoi quei soldi, intanto mi devi dare tu il supporto, che prima che ho qualche numero mi devi far guadagnare a me. Nel momento che mi hai fatto guadagnare a me, ti do il 50% dei miei introiti. Io farei tipo una roba così, ma nessuno di loro farà mai una cosa così. E quello è il problema. Perché? Non lo so, perché ha tanta credibilità lui, quindi... Sì, no, beh, certo, ormai per quello che ha creato alle spalle... Cioè, ha fatto sì che può vendersi. Vuoi parlare con lui, ha talmente tante richieste che lo devi pagare. Certo, però io dico, io, per uno che non ha grossi entrate, sono un po' di soldi. Certo. Te lo posso assicurare che sono un botto. Però va. Che però anche lì dice, un canale con 100, cosa c'ha su YouTube, 100, non è neanche arrivato a 200.000 iscritti, o forse sì, da poco. Ma c'entrano poco gli iscritti, perché è proprio un settore di nicchia, quindi lo so, cioè, proprio una cosa di nicchia. Tu sai che ogni iscritto al suo canale è lì per quel motivo lì, perché vuole imparare, cioè i suoi iscritti sono pochi, ma secondo me hanno una potenza incredibile, perché sono tutti, o perlomeno metà di questi hanno... No, allora, tutti sicuramente hanno usufruito dei suoi contenuti gratuiti. E secondo me la metà paganti. Sì, che cosa però... che magari Moonraid non può dire, cioè Moonraid non ha metà degli iscritti paganti, cioè non può... Cioè nel senso... Capisci? Non so se... Cioè è una proporzione, non puoi paragonare Moonraid a Bob, no, però la proporzione iscritti paganti per iscritti effettivi sul canale è molto più alta quella di Bob, anche se ha meno numeri. Sì, sono differentissimi. Poi ogni video che fa Bob c'è un'azienda di mezzo, zio, ma scherzi. Certo, ogni video. Tutti gli sponsor che ha tirato su... Ogni fucking videos. Però vedi, ci sono certe situazioni che tipo, a volte gli darei i soldi, a volte no, capito? Sono delle situazioni che direi, guarda, no, mai, non te li darei mai. Perché tu sei già un po' più esperto, ma cioè, tipo anche io farei fatica a pagare i Bob, a meno che è veramente una cosa complicata che mi serve una mano assurda, ma anche io farei fatica a dargli i soldi ai Bob, perché già un po' ne so.
comunque abbastanza, ne so. Ma uno che si approccia a questo mondo, che non sa niente, il primo punto di riferimento che trova appena cerca un video su YouTube è Bob. Cioè, ti guardi due o tre video su YouTube, dice lui, dico, di continuo, se guardi questo ambito in Italia. Tante cose importanti, esempio, lui anche lui, una volta gliel'ho detto, ma perché non porti il contenuto, quello che sarebbe da portare? E non lo porto perché tanto la gente non ci capisce niente, non lo porto. E quindi faccio? Io vado a vedermi tutti i video di Alpha, come si chiama, Alpha Sensei, che è quello dell'americano. Sì, ma tu lo conosci? Uno, mio cuginetto piccolo, che ieri mi ha chiesto come si inizia a streamare, va dai Bob, cioè è quello che ti sto dicendo. Sì. Pure che ha 19 anni, 20 anni, ha un lavoro, vuole iniziare a streamare, c'ha 3-4 mila euro da investire. Cioè, usa come punto di riferimento i Bob. Sì. Ma perché in Italia è stato bravissimo lui a prendersi quel posto. Ed è la stessa cosa un po' che vorrei fare io, ma non so in che ambito farlo. Vorrei prendermi un posto pure io. Gli americani hanno colpito. Ma non lo so, o forse lo sto creando senza saperlo, perché sto creando un sacco di progetti per Photoshop. Però non voglio limitarmi a fare grafica. La vita, capisci? Non voglio che sia quello. Vabbè, devi vedere tu. Hai tu, come ricordati, hai tu il tuo potere nelle tue mani. Bella bomber. Grazie di esserti iscritto. Ma questa è una frase potentissima, quella che hai appena detto. Purtroppo è quello. Noi abbiamo il nostro destino in mano. Dobbiamo noi riuscire a prenderlo. Ma è vero che non mi si vede il live, giusto? Renderlo fruttuoso, capito? Sì, ma è vero che non mi si vede il live? No, al massimo. Bravissimo. Ti si sente al massimo. La gente va bene, però vedere un casino. No, ci mancherebbe. Non ti ho messo. Vabbè, ci sono. Non volevo interromperti. Capito? Però dobbiamo essere noi, con le nostre capacità, le nostre attitudini, renderle fruttuose, certo. Come questi qua dal nulla, che sono resi tutti guru, che comunque li pergurano tutti, però questa gente si piglia i soldi. Perché modo se... E chi sono gli stronzi? No, ho detto... No, dico, chi sono gli stronzi? Chi paga o chi offre un servizio? No, sai che la gente ce l'ha su con questi guru di questi webinar... di tutte queste cose qua. Però la gente li percula. Però anche questi piccoli qua, comunque, i big money se li fanno. Certo. Quindi nella loro ignoranza, che danno un servizio sbagliato, i soldi se li fanno. E noi no, Bomber, sto giocando da PC. Però comunque volendo si può giocare. Se giochi da PS5 o Xbox Series X, se no non si riesce. Capito, tutto il fatto di questo discorso qua, c'è gente che anche dal nulla è diventata famosa. O iniziamo a fare contenuti trash che all'italiano medio piacciono. Certo, c'è pornografia o offre un servizio, vero? Capito, tu devi pensare tutto questo discorso qua, capito? Aspetta che ti spammo un pochino, ti spammo sul mio canale Telegram, che tanto io non ho detto che andavo in live, ma... Tanto siamo qua a chiacchierare e starò qua ancora un pochino, quindi... Che ho preso. Il carro armato mi ha fatto l'assist! Su quel segnale, muoviamoci! No, non riesco a prenderlo con questo mirino. Che headshot, panico, paura! No, manchia... Non me l'hanno già incucchiato. Mamma mia, scapocciata time. Non riesco a prenderlo. Io però lo smiro. Continuati. Vabbè. Vecchia scuola, sdraiato. Ok ragazzi, sono da buon simo per due chiacchiere. Se volete passare venite, sono appena tornato ed è inutile che starti in live ora. Mi sono messo quindi su Discord e nulla. Lui era in live, se volete siamo qui. Non starò per molto. Però volete fare due chiacchiere.
Dai, oh, li sto missando tutti. Il mio ID è questo qua, Bomber. Basta che scrivi soldato swap TV, mi dovresti trovare. Ok, qua sì, ma adesso tu devi mettere un punto esclamativo ID che rimanda al tuo cazzo di ID. Su, aspetta, mi sono perso. Possiamo fare di meglio. Su qua, su come ha fatto il signore. Il signora. Il signor Adri. Ah, no, non ce l'ho, scusa. Come... devi metterlo. Devi metterlo, devi metterlo. Vabbè, tanto glielo spammo io. Sì, ma te siamo... adesso lo mettiamo. Preso l'obiettivo Charlie 2. Abbiamo perso il controllo di Charlie 1. Mamma mia, scapocciata tattica. Quello se l'è già fatto il compagno. Vabbè, quindi tocca vedere. Devi tocca vedere un... qual è il mio. Sì, devi. No? Le nostre truppe sono state dimezzate. Vabbè, rip. Ti aiuto! Soldato a terra! È un alleato! Ok. Organizzare tutto è un delirio. È veramente un delirio. Ma sì, Crie. Poi ti metti lì con calma, vedi che riesci. Un po' come ho fatto io con te, che ti davo la manina, capito? Cioè. E quando mi chiedevi le cose, comunque vabbè, io per gli amici faccio le cose gratis, purtroppo. Non mi faccio mai pagare. La gente dice sei tu. Però cosa faccio? Siamo pazzi. Cioè? È l'unica, perché sennò ogni persona che mi chiede consigli dovrei farmi pagare. Però purtroppo non funziona così, capito? Oppure quando mi devo far pagare mi faccio pagare il giusto, perché secondo me io ritengo che a volte certe cose non puoi fartele pagare 200.000, cioè il costo di certe cose a volte è anche infimo, okay? Cioè farsi pagare per un lavoro 200 euro, un po' una ladrata, capito? Ma leggermente abbastanza, no abbastanza. Lo vedi, per esempio, per far montare un computer 50 euro chiedo, non è che chiedo di più. Però ovviamente, certo. Non avendo un'attività, non avendo una partita IVA, che cazzo mi faccio pagare? Cioè, al massimo posso arrivare a una quota annua di 5.000 euro forfettari, capito? Senza dichiararli. Certo. Inizi già a guadagnare in nero più di 5.000 euro l'anno. Vabbè, gente che sta, non l'ho neanche visto in quel bordello. Capito? Certo. No, poteva rianimarmi. Poveraccio, va rianimato. È difficile, dovete iniziare a dichiararli, sapendo che è già al lavoro, te li tassano profumatamente le... C'è un rene, ti tocca sborsare. Certo. Questo ti salverà. Certo, certo. È quello, nel tuo caso, che comunque non hai grosse entrate, volendo poi lo dichiari come primo lavoro. Dovrei. Ti apri la partita IVA, se non hai ingressi dichiari i forfè. Gli americani si dispersano. A posto, non devi neanche pagare le tasse. Capito? Certo. Sì. Così è il fatto. Cavolo, sai che mi sa che devo dare una mano la spesa, mo?
No, non lo so, non lo so. Come non lo so? Dipende se... Dipende se lo dice la mamma. Non so se l'ha fatto o meno. Era in programma, vediamo appena torna se... Ma è andata a farla lei fisicamente o... Eh? La spesa è andata a farla fisicamente lei o... Macchina, sì, è qua dietro il supermercato, è dietro casa. Vabbè, anche noi però, ormai siamo presi il viziato di farla portare a casa. Quello è top, quello è top. Però abbiamo visto che tante cose, tipo il sushi o queste cose qua, non le portano più, non si sa per quale motivo. Perché? Boh. Vediamo se perché magari il sushi, ma il sushi è il supermercato? Sì, tanto è buono quello dell'Esselunga. Esselunga, Carrefour sono buoni comunque. Sì, sì, sì. Cioè, sono mangiabili, ovviamente se vuoi la perfezione vai al ristorante, non vai neanche allo you can eat, vai alla carta, ti paghi due rotolini 100 euro, sei a posto. Ovvio. No, ma in realtà è buono quello dell'Esselunga, però secondo me avendo la gestione interna dei ragazzi autonomi... Devono passare da loro ed è un casino, magari non lo fanno. Non è solo una roba di Esselunga, il sushi che c'è all'Esselunga. Ma... Cioè, i giapponesi che ci sono dentro pagano l'affitto per star lì. Ma no, ma che... Ma no, io sto parlando proprio dell'Esselunga, cioè il sushi brandizzato Esselunga. Ah, proprio che lo pigli dal congelato, cioè dal frigo Esselunga? Sì, sì, io sto parlando di quello. Minchia. Ma Esselunga non ha altri brand di sushi. Ah, allora sì, questa allora sì. Ma, no, anche Carrefour, anche Carrefour, come dire, Italia, c'ha il suo coso, cioè i dipendenti dentro che fanno il sushi. No, io pensavo tipo che ne so, qua c'è il gigante da me e dentro c'è, dentro il supermercato proprio dove vendono l'acqua per dire, dove vendono gli affettati, le carni, c'è un posticino dove vendono il sushi, ma sono dei ragazzi giapponesi che pagano l'affitto per stare dentro un supermercato a vendere il sushi fatto da loro al momento col pesce fresco del supermercato. Sì, no, invece quindi, so che tipo invece nell'altro gigante invece, quello di Bresso, sono dentro al Carrefour, che però hanno loro... Cioè sono dipendenti del Carrefour. Certo. Cuochi cinesi o giapponesi che sono, che cucinano il sushi per brandizzato Carrefour. Che certo. Te lo fanno sia fresco che già fatto. Forse per una questione che è troppo fresco, non riescono a averlo in stock. Capito? Certo. Vai a capire. Il piano è di avanzare di settore in settore. Conquistateli tutti e mantenete. È un casino. Sì. Ho detto che bisogna pensarla bene il. Pezzo di ferraglia! E come dire, le nostre peripezie che vogliamo fare. Le nostre peripezie. Ma questo è fermo veramente? Ah, sono sceso. Ce n'era uno fermo. Ma poi mi ha inculato quell'altro che si è girato. Ma che fastidio. Ma questo deve essere infilato. Non riesco a... Eccolo, c'è il dottor Mixi. Dottore. Vabbè. Abbiamo catturato l'obiettivo Alfa 1. Devi aver 200 occhi quando sei con quel mirino. Di quel mio amico che mi spamma i culi in chat. LOL. Alle moto del culetto. Potrei andare a arrestarlo il compagno, ma non ci voglio. Troppo lontano. Tanto c'è morto. Adesso vedo i pallini rossi. Casa?
Aspetto che esci da quella casa. Eccolo. No? Tira fuori un po' la testa, schifoso. Ma ce n'era anche uno libero. Vabbè, dai. Più veloce io di te. Proprio cattiveria questa. Vabbè, ha rianimato il compagno. Io però sono stronzo, ti metto. Vieni, potrebbe esserti utile. Peccato che in questo gioco non puoi più rompere le cassette dei compagni per farti i tuoi punti. Perché una volta si poteva fare. Oh! Bastardo! Oh, bello! Dica! Vado a dare una mano con la spesa, robe varie, va frigo, bene. Robe. Ci... ti... non so, ti scrivo dopo, bello, vediamo, se sei ancora qua arrivo subito, cioè ci... vedi ci tu, torno vedi volentieri. Tu. Ti avviso, perché mo devo dargli una mano a fare un po' tutto. Vabbè, al massimo ci sentiamo più tardi, dai. Esatto, va bene. Dai. Così almeno ti lascio tranquillo. Vai tranquillo, bello, non ti preoccupare. Va bene, dai. Al massimo comunque torno qua, ti trovo qua. No, al massimo... Siamo a corto di fatte. Queste abbiamo fatte. Cosa dobbiamo fare? Assist veicolo, uccisioni multiple con explosive. Alfa 1 è perso. Non è più sotto controllo. La classe con l'esplosivo. Con la svallino. Soldato a terra, è un alleato. Minaccia localizzata. 240 gradi. 50 metri dalla mia posizione. Che stupidera. Dov'è Bat? Abbiamo un obiettivo in sicurezza. Che è successo? Esploso un'altra volta? Quando mai? Gli alleati stanno attaccando Alfa 2. Io ero sceso un attimo al magazzino. Datemi un secondo! Yeah. All'alimentari.
Ah, comprare cosa, schifoso? Lo succhetto. Ah? Lo succhettino. Ah. Perché gli ho scassato il cazzo perché non volevo scendere io. Oh! Signori, la principessa di casa si fa servire dal principe di Bel-Air. Sì, esatto. Il problema è che dovrebbe iniziare a fatturare. Gli ho dato qualche opzione, ma non vuole. No, qua non hai capito. Sei tu quello che qua fattura. Perché tu gli vuoi fare il servizio. E lei che deve pagare a te. Mi ha dato i soldi, quindi non ha di suo, ha pagato l'acqua. Non morire. Ma te l'avevo dato per il succo. Non l'hai pagato. Che cosa per te? Quindi. Dove hai messo i soldi? Minchia, ma quello a quanto stava tirando? Puttana merda con quel coso. Ho tutta sta gente qua in mezzo che sta sparando come un drago. Vabbè, io che non riesco a prenderlo. Questo poveraccio nessuno lo rianima. Su. Ho fatto di merda. Vabbè, dai, Fatima. Andiamo così qua. Dai, levati, dottoressa di merda. Baldracca di una vecchia che non sei altro. Ho fatto il culo. Teniamo tutto. Non so. Zio Kai. Aspetta. Nei denti mi sono preso il proiettile. Nei denti. Pulisci prima lì. Mica mi devo pulire io. Prima di questa faccia addosso. Sorry. Però devi vedere tu dove puoi trovarla con le patatine, perché non lo so, spesso non la trovo. Scrivi pizza. Cerca pizza, vedi cosa ti escono. Il tempo. C'è la lente ingrandimento in alto. Abbiamo perso un alleato. C'è un alleato ferito. Arrivo. Sa di meno. Oh. Adesso ti metto in piedi. Vabbè, dai, non è fattibile passare da lì. Mi intappano. Ho un sottone nei denti, si piglia questo. Oh, devo ricaricare. Alleato ferito. Ci sei? Beh, può bastare. Andiamo. Il fatto che ci sarebbe anche la, come si chiama, coso. I nostri stanno colpendo Alfa 2. Qui ci penso io. Domino's Pizza, però a te non piace. Oh, comunque. Lei le fa un po' tutte le pizze, capito? Se no. Dimmi, Bat. Comunque si vede, quando non ci stanno i miei attacchi mangiamo un orario decente. Vabbè, oh, no, tu devi pensare che devi pensare anche a loro, eh. Se no mangi prima. Abbiamo perso il controllo dei nostri e te ne sbatti i coglioni, come si vuol dire. Sì, e poi rompono il cazzo e dicono, ma perché non l'hai fatto adesso? Perché non mangi? Dici, ho già mangiato, li preparo per te al massimo. Ok. Fai danni. Prima. Gli alleati stanno attaccando Alfa 2. È esploso male, sto scusando.
Assaggio non essere costoso. Sai che sto mangiando? No, non lo so. Non dimmi che l'amaro frutti. Eh? Anelli di pomodoro fritti. Ah, buoni, buoni, ci sta. Ha beccato in offerta. Vedi dove ti intrippa, dove sembra più. Non c'è niente da. Sì, solo. E vedi quello che ti sembra più. L'immagine che ti confiffa di più te la fai arrivare da quello che. Non c'è nessuna immagine, c'è solo pizza. No, non hai capito. Il venditore che ti ispira di più, compri dal venditore che ti ispira di più. Sarà la tua pagina? Eh sì. Prendi una pizzeria. Sì, se no come fai? Se non hai un riferimento o ti cerchi. Come si dice il coso? Massimo, prenderne una da una pizzeria già conosciuta? No, eh. Il problema è che io voglio pagare col bancomat, non voglio pagare in contanti perché non li ho. Perché non possono. Rompono i coglioni. Allora, unica cosa che sconsiglio, non prendete da Domino. No, vabbè, a me piace Domino, ma prima che non piace mia mamma, è quello. Alfa 2. A me piace la pizza perché di Domino. Perché fa cagare, a te ti piacciono le robe che fa cagare. Ma non è vero, perché se la fai fare la fai giusta, poi c'è la differenza da dove te la fanno lì a dove te la fanno qua. Qua la fanno come la pizza normale, la fanno. È un po' cicciosa, eh. Un po' cicciosa, sì, però. Questo sì, tutto è più grande. Ricordati qua... che tutta la roba mangiabile è buona. Che è un po' una stronzata. Uno dei nostri obiettivi è stato attaccato. Allora te la metto così. Pure una persona, se cotta bene e speziata, vabbè, la puoi mangiare. È un altro discorso, brutta bestia. La puoi sempre mangiare. Non sono ancora arrivato a quello step io, non ancora. C'è ancora la carne di iniri, mucca, maiale. Obiettivi catturati. Ma perché cavallo e tutti gli altri animali te ti metti a mangiare persone? Così? Se non ci fosse nient'altro cosa fai? Se fossi tu e un'altra persona su un'isola deserta e non c'è cibo, cosa? Ma mica te la mangia l'altra persona. Dipende. Dipende. Se mi metto a pescare. Ma se non ci sono pesci! Il discorso è non ci sono pesci, non c'è niente, cosa fai? Non ci sono pesci, non ci sono cose. Insetti ci sono, quindi mangi pure gli insetti. Se c'è solo sabbia, c'è solo sabbia. Sei finito, sei un unico atollo, sperduto in mezzo all'oceano. No, lei è caduto proprio da quelle parti. Cosa fai? Poi bisogna pensare al peggio. Quando le domande pensi al peggio, poi succede il non peggio. Allora, c'è bella Napoli. Subiamo perdite. Abbiamo delle superiori. Bene. Ordine a due. Mi sembra giusto, no? Te oggi sei andato in palestra. Sì. Ti sei preso un monster e adesso ti prendi la pizza? Io ho una pizza a settimana nella mia alimentazione, a differenza della tua. Truppe alleate attaccano. Perché esattamente nel giorno in cui sei andato in palestra? Vabbè, tanto ci vado anche domani in palestra, cioè anche lunedì ci vado. Vabbè. Ma non ti preoccupare, si può, non è che non si può. Va bene. Sì, ma io ho fatto più di te oggi in palestra. E quindi? La differenza è che magari avrò bruciato un po'. Io ieri ho fatto quasi 12 km a piedi.
Ma solo, solo quello. Solo quello. Ah, qua ho sbagliato io però. E ritorna su quella, l'aggiungi e poi alla fine basta che fai conferma, metti l'orario e confermi la pizza. Ma sì, se vuoi già startarla adesso, sì. Quando la possibilità di che sia pronta, tanto ormai fra 45 minuti sono le 7. Oh, cosa più semplice, al massimo ordina da Bolt Food o Glovo. Ma sa, oh, io ho l'applicazione su cos'è Glovo? Sì. Vai, sì. Cioè, pago anche l'abbonamento al premium di Glovo per non pagare la spedizione. Vedi? Hai risolto. Paghi direttamente online e non hai problemi. Sì, sì, sì. Vabbè, ma ci sta. Va bene, fatto? Cos'è che c'è scritto? Ah, ok, vabbè. Quanto per due pizze? Non hai questa consegna? Sta occupando Bella Napoli, ok. Il tuo ordine, ok, va bene. Quanto per due pizze? Mamma, quant'è che ho pagato? 17. Solo? E qua, quanto devo pagare? Se continua così, resteremo sicuramente senza. Non è malissimo. Ma è perché abbiamo preso da questo qua, se no ci sono posti che costa anche meno. Non è che. Do di merda, soprattutto. No, vabbè, lascia stare. Come si chiama? Quello lì che hai detto anche tu. Stai laggando. Sto dicendo. Oh, porca puttana, c'ho il cervello in flippis. Sto facendo troppe cose contemporaneamente, non va bene. Dominos, capito? Non pensiamo al coso di Dominos Pizza, capito? Lascio questi. Ma ora con chi non viene rianimato, no? Nuovi obiettivi stabiliti. Alzati, ti prego. E capito, tralasciando il prezzo di Domino, ci sono posti che comunque la fanno buona anche a un prezzo più basso, cioè, capito? Poi dipende anche tu che pizza stai ordinando, se è una pizza napoletana, pizza classica, pizza americana, pizza al trancio alta. Tutte queste cose fanno il prezzo, poi dopo il tipo di impasto, se questa pizzeria ha un nome, non ha un nome. Tipo noi abbiamo ordinato, ma non sappiamo che cazzo, da dove cazzo mi arriva sta pizza, capito? Ecco, solo questo. E io come ti porto le munizioni da sopra, fratello? Cima la montagna. Ogni tanto mi si flippa il gioco. Minchia. Mi ha laserato questo! Mi ha laserato! Armato!
poi ricordati che la Monster la puoi bere, basta che ne bevi una al giorno e basta. Le loro difese resistono alle nostre truppe. Rispetti il dosaggio dato dal fornitore delle bibite. Davvero? Una dose al giorno, quindi una Monster al giorno. E basta. O una Red Bull al giorno. O la tua polverina al giorno. Capito? Sono qui per aiutare. Dai però, e switchami la canna lunga. Alleato abbattuto. Questo sto qui. Gli alleati stanno incacciando a Charlie 1. Vabbè. Rinforzi, dobbiamo vincere in fretta. Al 50 mm quanto fa cagare. L'hanno depotenziato. No, è forte, ma l'hanno depotenziato. Sì, però. Ok, Fatma. Puoi girare, puoi volare, puoi alzare un attimo il volo. Dai, 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 è un cazzo di indiano, perché lui parla tutto così. Questo ce la fa a mettersi in un punto che riesco a tirare le sabonge. Vai, tanto devo cambiare. Alla prova. Okay. No. Vabbè dai, si è fatto una multipla. No, no. Hai pensato un ogni evacuate l'area. Abbiamo perso. Non riesco a capire. Ha mandato la foto di certi occhiali, ma occhiali di che cosa quello là? Marco. Cagato, ruttato, puzzato, scorreggiato. Ho ruttato adesso, scorreggiato, l'ho fatto prima. Ok, che bello. Piace piccina. Con i veicoli. Vabbè, vado. Buona, puntuale, pronto a partire. Ah, viale Sarca, minchia. Arrivo. Arriva la viale Sarca.
Ponzi, Ponzi, pa pa pa. Ponzi, Ponzi, pa pa pa. E vinceremo. Ponzi, Ponzi, pa pa pa. Giusto, Simo? E ci mociniamo. Sembrano voler schierare forze d'assalto in una struttura di ricerca di Stati Uniti. Così che sì, stanno facendo un intermezzo di pisciaro. Così che sì, ma comando, chiudo. No più. Lo perdemmo e poi piansemmo. Ma no, sono qua. Sono andato a svuotare il pappagallo. Sono andato a svuotare. Era Simo morto. Ma zitto, che è morto. Sono più vivo di te. Imo. Sono più vivo di te. Imo. Vaffanculo. E niente, non torna. Vaffanculo. Ma sei su qua. Sono andato a cagare. Ma che sono qua ritardato che non sei altro. Lo so che mi stai pigliando per il culo. Na. Salvi Arches. Bat, vuoi installare sto cazzo di gioco? Cristo Dio. Ma non si dice che di no, ma l'hai provato Battlefield? L'avevi già installato. Anch'io mi dimentico che c'ho il caricatore leggero. Devo switcharlo. Nice. Comunque non lo scarico. Eh sì, l'ho provato. Uno dei nostri obiettivi è stato attaccato. Adesso vedi come ti tiro giù, bastardo. Troppo lontano, mi sa. Verso la visualizzazione, link del modello presenta, presenza registra, invia telefono, salva le cartelle, codice QR, copia negli appunti in corpora, sito web, link per guardare, copia negli appunti. Il nemico sta attaccando al copiato. Chiudi. Eh sì, sono d'accordo con lei, cazzatissimo. Un bel fanculo. Ma se vado in culo io. Carro armato, ma mi sa che mi incula se vado nel rosso. Troppo lontano, non si riesce. Si vuole provare a fare la sporcata. Proviamo. Due secondi, non c'è più il carro. Vabbè, ritorno indietro. Male quello. No, me l'ha rotto! Puttana merda!
puttanaccia lurida. Vabbè. I sono indeboliti, iniziano a cedere. Uno dei nostri obiettivi è andato perduto. Minchia, quello sai come boom, deflorato proprio. Cattiveria pura proprio. Non si riesce perché sono in un punto di merda, sono. Dai, ma si riesce, non riescono a spaccarlo prima che lo colpisco. Che noia. Hanno colpito un alleato. Vabbè, chi è che sta sparando le madonne qua? Madonna! Vabbè, non piglia danno. Ne ha battuto uno! Ne ha battuto uno! È venuta, è venuta. Ho finito i colpi. Ho finito i colpi. No, però non posso restarvi. Morire, non vi posso restare. Se no vi avrei restato. Ricarico l'arma. Il settore è perduto. Ritiratevi alla nuova area operativa. Non riesco a prendere il dronino di merda. Ah, mi hanno fatto sabbietta. Io devo fare le multiple. Me ne basterebbe una. Un obiettivo è sotto attacco. Ne basterebbe una sola. Ne basterebbe una col C4. Minchia, quanto esplosivo che c'è lì in mezzo. Abbiamo appena perso un obiettivo. Ecco, così. Molto male. Che cos'era? Un cinghialo eccitato? Hanno preso il controllo di un obiettivo. Me lo batte subito. Vabbè. Bastarda. Quella la brava donna. La bastarda con le gambe aperte. Obiettivo perso. Dovremo riprenderlo. Ah, eccolo. Ma l'ho visto, è dietro l'alberello! Big Bang, torna a combattere! Riesco a prenderlo! Era lì sotto. Un obiettivo è caduto in mano ai russi. Non riesci? Ah, non riesci! Muoio. Non hai abbastanza potenza, boy. Sei proprio sicuro che non ho potenza? Non hai abbastanza potenza. Ah, zitto, che ti vengo a prendere a casa. Ah, testata in bocca.
C'è un cicchino di merda lì dietro. Abbiamo preso un obiettivo. E lo so che c'è. No, aspetta. Grazie, le tartarughe citate non le vogliamo. No, non ce la faccio a fare Chewbacca. Un momento. Le tartarughe citate non le voglio. No, è Chewbacca che non riesco a fare. Il nostro Chewby. Le nostre truppe si muovono verso Bravo 2. Scugliattolo, ah, volevi volare. Ti ho tagliato le ali. Che? Cos'è quella lucetta? Oh, ho peccato il cecchino che doveva essere ucciso. Beh dai, però, che cosa brutta. Che cosa brutta. Noia. No, mi hanno tagliato il figlio. Stardi. Vedo un cazzo. Bravo 2, uno dei bersagli attivi. Senti, è meglio così, no. Far away, da 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 da. Puoi salire? Fanculo! Ricarico! In culo a mamma te! So far away. Bravo 2, è stato preso dal nemico. Andiamo da lui. Questo qua, rientro qua in questo punto di merda. Minchia. Uno dei nostri obiettivi è andato perduto. Abbiamo capito che qua dobbiamo fare un giochino sporco sporco. Lasciata dritta dritta nei denti. So che sei qua. Cane distrutto. La tizia voleva farsi figo contro me. L'ho inculato a bestia. Vabbè, anch'io però. So far away, baby, baby. Non possiamo contenerli qui. Impiegate nel prossimo settore. Vabbè. Sì, ma quanto devo ripiegare? Morto. Non possiamo fuggire oltre. Preparate la difesa finale in questo settore. Questo di che esplodo, infatti. Ho detto, esplodo e sono esploso per un colpo di carro armato sporato dietro il culo, eh. Però che cattiveria quella, però, eh. Poco a poco, eh. Ecco, quello se riuscissi a farlo deflorare a bestia sarebbe la cosa più eccitante di oggi. Aia, aia, aia.
No, dai. Sì, però il compagno è stortissimo, però, mamma mia. Mi sono messo dietro a te apposta. Si è fatto sgamare. Mi hanno preso nel culo. Mia, che puro. Apritemi, sto ricaricando. Quante. Cattiveria, ho lanciato il C4, ho fatto esplodere il tizio, di proprio, sai come dire, l'ho proprio lanciato dentro la cabinetta. Minchia, quanti sono in quell'angolo. Quella è la direzione sbagliata, torna indietro. Ci servi qui. My rocket. Scusa, non touch the missile. Hai capito? Touch the missile. Capito, Simo? Touch the missile. No, non no, touch your missile. Va bene, sono riuscito ad arrivare alla voce, quasi. Oh, no, non ne ho preso uno! Ti ho quasi raggiunto. Hai visto? No, se continuerà a farlo, alla fine
Smirato. E questo all'ultimo settore. Beh, lui è stata bestia, sto scemo. Mi hanno preso di mira. Non la voglio giocare a lui. Mi ha fatto una pippa che devo dire. L'ha fatto. Anche 3. Donna. Donna. 5. Donna. 8. Ehi, sagra. Ti sei attaccato un mungitore al cazzo. Ah, non se l'aspettava come risposta, eh. Ecco, assist. Molto male. Ok, ottimo. M'ha fatto, provami là. L'hanno inculato, l'hanno inciabbiato. No, poteva restarmi. No, c'è il Carmine Giacomino. Quella è la direzione sbagliata. E tu ma? Sto facendo una cosa. Nemico abbattuto, pericolo fuori uso. Digli che vai tu. Tanto adesso finisco e vengo comunque. Attenzione, Constantine. Ma dove? Grazie davvero. Dove vai? Torna a combattere. Adesso finisco questa e poi vado a mangiare. Adesso finisco qua la partita che è tanto quasi finita, ma... La vittoria è a portata di mano! Lì c'è un problema! Susu! Questo non è un posto in cui morire! No, rip. Give me a minute! Don't go away! Keep
Allora facciamo così, nel mentre che te vai a mangiare coso, Sì. io spengo il PC un pochino. Manda un messaggio quando torni. Dobbiamo A capire che è dopo. un ritmo pericolosamente alto. I russi stanno sfondando le nostre ultime difese. Buona. L'assalto russo è fallito. Si ritirano. Ce l'avete fatta.